Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è un antipasto velocissimo e semplicissimo da realizzare, che si può proporre anche come finger food. Andrò a realizzare dei rustici in pasta sfoglia farciti con prosciutto cotto e scamorza affumicata, che potete andare a sostituire con gli affettati, con i formaggi che più preferite. Andiamo di seguito a vedere tutti gli ingredienti e come si preparano questi rustici semplicissimi. Preparo degli antipastini velocissimi. Avrò bisogno di un rotolo di pasta sfoglia, del prosciutto cotto, della scamorza affumicata. Procediamo. Taglio la pasta sfoglia in quadretti di 6x6. Procedo andando a tagliare gli angoli a L. Vado a mettere all'interno la farcitura. Vado a chiudere l'antipastino tipo fagottino. Prendo gli angoli, li porto nella parte centrale e li vado a chiudere insieme, andando ad ottenere questo risultato. Spennello la superficie degli antipastini con un uovo sbattuto. Sono pronti per essere infornati in forno statico già caldo a 200 gradi per 10 minuti. Ed ecco gli antipastini pronti per essere serviti. Sono deliziosi, caldi. Ed ecco i rustici con prosciutto cotto e scamorza affumicata, pronti per essere serviti come un antipasto veloce e anche come finger food. Spero che anche questa ricetta super velocissima vi sia piaciuta. Un bacione a tutti e al prossimo video. Ciao!